Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno con Bel raggio lusinghier, inciso da Maria Callas il 15 luglio del 1960 sotto la direzione di Antonio Tonini con la Filarmonia Orchestra in un celeberrimo concerto EMI di pagine cosiddette belcantistiche. Evidentemente la pagina Bel raggio lusinghier ha un ruolo di primaria importanza in questo recital. Probabilmente è la pagina più riuscita di tutto il complesso dell'incisione, ma risulta anche essere di altissimo livello interpretativo proprio per la capacità tecnica e la puntualità stilistica che la Callas versa in questa pagina. Il miracolo Callas, così come si manifestò in maniera prepotente negli ultimissimi anni 40 e nei primissimi anni 50, fondamentalmente dal 48 al 53, che furono gli anni esplosivi per certi versi di questo miracolo Callas, per tentare di comprendere, di giustificare e di interpretare quella che non poteva essere vista come un'unicità, si tentò di riallacciare ora questa, ora quell'altra cantante. Evidentemente nel Novecento si avvicinò alla figura della Claudia Muzio, anch'essa appunto legata all'appellativo di Divina, si rivide la qualità tecnica interpretativa di Rosa Ponselle, peraltro vocalità molto molto diversa, ma con alcuni punti di contatto, come per esempio la presenza dell'unica recita italiana della Ponselle appunto nella Vestale, quello che poi la Callas farà nel 54 alla Scala appunto con la Vestale di Spontini, ma addirittura affondando le radici in tre grandissime interpreti ottocentesche: Maria Benibram, Isabella Colbram e Giuditta Pasta. Di queste tre artiste avevano appunto caratteristiche per certi versi comuni con la Callas. La Pasta, oltre ad essere evidentemente la creatrice di due ruoli che saranno capisaldi nella carriera della Callas, quale Norma e Anna Bolena, aveva in sé per certi versi la somiglianza dei difetti, cioè il fatto che la Pasta avesse una voce disuguale, quale appunto era quella della Callas, dall'altra parte avesse una enorme, nonostante questa disuguaglianza, facilità nelle agilità, e che pur avendo un fisico non particolarmente slanciato, la Pasta era addirittura leggermente zoppa, aveva una tale forza carismatica che risultava essere il vero fulcro drammaturgico del palcoscenico. Dall'altra parte invece l'idea della ampissima gamma vocale della Callas, che era quella che abbracciava fondamentalmente le corde del quasi contralto fino a giungere a quello del soprano leggero, con una voce di dimensione enorme, la faceva invece assomigliare maggiormente alla Melibram, che appunto era questa cantante ottocentesca dalla straordinaria estensione e anche, come capitava appunto nelle voci molto ampie, un certo tipo di disuguaglianza timbrica, che era un altro degli elementi della Callas. Ma forse la cantante che più si avvicinava, proprio per un'organizzazione tecnica vocale e oserei dire quasi interpretativa, era Isabella Colbram, che di queste tre artiste era quella per certi versi messa un po' in ombra. Perché Isabella Colbram, a nostro avviso, è la cantante che maggiormente ha un contatto con la Callas?
Innanzitutto per l'estensione, da una parte, grandissima estensione, un certo tipo di difficoltà in alcune aree di collocazione di estensione, che sono per certi versi le difficoltà che manteneva appunto la Callas, cioè le difficoltà di intonazione intorno al do acuto, e dall'altra parte un certo tipo di maggiore facilità nelle agilità discensive rispetto a quelle ascensive, e soprattutto il fatto di avere un certo tipo di agilità, per così dire, di grazia morbide in zona centrale, e invece la propellenza di avere anche un'agilità più rabbiosa, più determinata, in quella che era appunto definita la agilità di forza su tutta la linea. In altri termini, per certi versi, l'organizzazione quindi vocale della Colbran poteva per certi versi avvicinarsi. Non solo, ma questo timbro che manteneva pure in una modalità, diciamo, neoclassica, che era proprio quella rossiniana, la Colbran è stata infatti interprete prettamente rossiniana, quindi profondamente stilizzata, aveva in sé qualcosa di sempre vagamente demoniaco, di vagamente sessualmente perverso, che si manifestava in un certo tipo di calor caldo e vagamente febbricitante. In questo quindi si attagliava perfettamente a questo carattere di figura anche sessualmente torva, quali sono molte delle caratteristiche appunto delle figure della Colbran e della Callas. Tra queste figure rossiniane spicca evidentemente l'Armida, di cui noi abbiamo un'incisione pur molto molto limitata a livello tecnico, ma di grandissimo valore, a cui si aggiunge poi il grande Rondò d'Amore al Dolce Imperio, incisa a Sanremo nel 54, in una delle forse più grandi che concerti della Callas, e evidentemente l'aria di cui andremo a parlare, appunto, del Raggio Lusinghiere. La Semiramide, sappiamo bene, essere l'ultima opera italiana di Rossini, data alla Fenice di Venezia, prima del saluto all'Italia, per giungere proprio a Parigi, dove poi concluderà tanto la sua parabola artistica quanto la sua vita ormai di vecchio ghiottone, un po' gattone, raffinato, stanco e impigrito della seconda parte della sua vita. Questa Semiramide quindi vuole assommare tutto quello che è lo stile rossiniano da lui stesso definito nella massima italianità. L'aria quindi del Raggio Lusinghiere si muove con questo ampio cantabile che ha in sé questa sensualità, noi sappiamo una sensualità perversa e sbagliata, che Semiramide nutre in maniera appunto contro natura per il figlio Ninia, che evidentemente si presenta e pensa di essere Arsace. Quindi tutta la struttura è legata a una passionalità forte, febbricitante, diciamo, sempre nell'alveo evidentemente di una stilizzazione quasi neoclassica, evidentemente, qual è quella rossiniana, però in cui l'agilità non deve mai essere priva di un suo senso espressivo ed interpretativo. E in questo, tanto nel cantabile del raggio quanto nella cabaletta Dolce Pensiero, che si ritrova la grandezza della Callas. Un limite forse più stilistico che interpretativo è la chiusura del cantabile in cui viene detto semplicemente verrà, verrà. La Callas non amplia la corona finale con un certo tipo di cadenza e di abbellimento, qual è invece la modalità stilisticamente richiesta. E anche la cabaletta, Dolce Pensiero, è per certi versi scorciata. Ma al di là di questo, che sono limiti stilisticamente evidenti, ma gli anni erano ancora quelli, e quindi la proposta stilisticamente più adeguata del duo Sutherland-Bollinger, che diedero comunque grandi frutti in Semiramide, è di lì da venire, abbiamo una precisione, una puntualità, diremmo noi, una giustezza d'accento in questa edizione dell'aria per Raggio Lusinghiere veramente notevole.
Infatti, proprio la pastosità, la sensualità che questa regina dimostra, senza nulla abdicare a una scioltezza vocale, senza nulla reclinando a un'idea di fierezza e di fermezza, riesce a rendere appieno la vocalità. Anche perché non dobbiamo ricordare che la colbra, nascendo come contralto, ha una parte che poggia molto in basso, la parte centrale, come è il cantabile, che richiede un certo tipo di agilità, di grazia, viene sostenuto benissimo dalla Callas, perché siamo proprio nel punto in cui lei aveva questo tipo di vocalità forte, e dicevamo appunto l'agilità invece di forza, a sbalzo, se vogliamo usare questo termine, della cabaletta, riesce a renderla perfettamente. Siamo di fronte quindi a un'interpretazione di altissimo livello. Questo Bellaraggio Lusinghier sicuramente, come dicevamo, risente il fatto di essere inciso negli anni 60, o meglio nel 60, risente anche del fatto che la liquidità, la fierezza della Callas, che era quella appunto magari di una decina di anni prima, poi era stata nel 52 la sua creazione dell'Armida, sempre ruolo colbra, evidentemente non aveva quella stessa forza, determinazione e per certi versi sfrontatezza virtuosistica, che poteva anche questo essere elemento caratterizzante Semiramide, ma resta comunque veramente autorevole. Questo Bellaraggio Lusinghier è sicuramente una pietra miliare dell'interpretazione e lascia appunto presagire quale incredibile Semiramide sarebbe potuta essere la Callas, proprio avvicinandosi alla complessità del ruolo, laddove deve essere regina, capopopolo, amante e madre. Una complessità di figure e di sfaccettature che sicuramente la Callas avrebbe ben reso. Ma al di là di supporre, immaginare quello che la Callas potrebbe avere fatto, godiamoci quello che invece materialmente ha eseguito, e quindi questa pagina, abbandonando appunto tutto quello che poteva essere in noi di elemento, diciamo, attento alla filologia, ma collocando nel giusto punto, quindi il 1960, questa interpretazione, e rimanendo appunto affascinati e sbalorditi dalla tecnica, dallo stile e dalla puntualità esecutiva, e soprattutto dalla resa particolarmente vitale da un punto di vista drammaturgico dell'agilità rossiniana. In altri termini, veramente un'esecuzione di antologia. Complimenti ancora una volta Maria Callas per questa interpretazione, appunto registrata nel giugno del 1960 sotto la direzione di Tonini. Bellaraggio Lusinghier dalla Semiramide, eseguita appunto da Maria Callas. Veramente buon ascolto e un cordialissimo buona giornata.
Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.